Ciao Roma! It's an honor for me to be here with you today. You should be very proud of yourselves. Orgogliosi lo sono di sicuro i ragazzi che questa mattina si sono incontrati a Piazza del Popolo a Roma per partecipare all'ennesimo venerdì di protesta per la salvaguardia del pianeta e incontrare Greta Thunberg, la giovanissima ambientalista arrivata dalla Svezia. Ma è l'unico mezzo possibile. La maggior parte degli studenti che scendono in piazza non hanno 18 anni, la maggior parte degli studenti che scendono in piazza non possono votare e questa è la loro unica risposta possibile. Quello che chiediamo ai politici è non che chiedano a noi di votare per loro, ma chiediamo a loro di votare per noi, per il nostro futuro e per la nostra vita domani. Tante persone che si aggregano, che si ritrovano in un posto fisico tra l'altro, quindi non sui social soltanto, e protestano comunque a favore di una causa che riteniamo essere giusta, comunque credo sia una cosa non vacua. Una piazza gremita sulla falsariga delle manifestazioni di un mese fa, ma Greta non fa sconti. Serviranno anni di proteste, dice, per riuscire a raccogliere i frutti, perché fino ad adesso nelle agende politiche mondiali è cambiato davvero poco, anche se i ragazzi italiani sono un po' più ottimisti. Una lieve pressione è stata fatta, poi sono stati introdotti anche nell'orario di scuola ore extra di educazione ambientale. Tra la folla c'erano anche gruppi scout provenienti da più parti e gruppi organizzati dalle parrocchie.